Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento speciale, sono due persone speciali, li ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Alla mia sinistra l'avvocato Michele Cimino, che sicuramente conosciamo tutti, e Nino Caleca, componente del CGA, Consiglio di Giustizia Amministrativo. Grazie anche lei, avvocato, per aver accettato il nostro invito. Parleremo del nuovo codice degli appalti che proprio il 1° luglio 2023 entra in vigore. Allora, avvocato, questo nuovo codice degli appalti in cosa consiste? È una riforma epocale, perché cambiano completamente le norme che regolano il settore dei pubblici appalti e cambiano in modo assolutamente radicale. Il primo mutamento è, come dire, certificato all'articolo 1 di questo nuovo codice, che stabilisce il valore fondamentale del principio della realizzazione delle opere, il principio di risultato. Questo codice ha il compito principale di accompagnare lo sviluppo economico e di fare in modo che le opere pubbliche si facciano bene e si facciano in tempi rapidi. E cambia tutto, il principio di risultato si affianca a due ulteriori principi che dirò subito, sono quello della fiducia nella pubblica amministrazione e dell'accesso al mercato da parte delle imprese. Sembrano principi astratti, ma io adesso farò un esempio che li renderà. C'è talmente fiducia nella pubblica amministrazione che cambiano per esempio le norme che servono per scegliere i contraenti negli appalti sotto soglia. Fino a 5 milioni di euro le stazioni appaltanti possono scegliere il concessionario, l'operatore economico che farà i lavori pubblici, senza gara. Fino a 150.000 euro vi è l'affidamento diretto, cioè la stazione appaltante, la pubblica amministrazione può direttamente scegliere a chi assegnare il compito di realizzare opera. Da un milione, fino a un milione di euro deve invitare almeno 5 soggetti operatori economici, da 1 milione a 5 milioni 10 operatori economici che sceglie la stazione appaltante. Voi capite qual è la rivoluzione? In Sicilia quasi la totalità dei lavori pubblici è sotto i 5 milioni di euro. Quindi vuol dire che in Sicilia questo codice accompagnerà la pubblica amministrazione nella scelta dell'operatore economico senza gara, quindi dando una manifestazione di fiducia enorme nei confronti della pubblica amministrazione, alla quale dovrà agire nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, ma senza essere imbrigliata in norme che ostacolino la scelta dell'operatore economico e quindi poi la realizzazione dell'opera. Questo è, così la gente capisce, chi ci ascolta capisce più facilmente, è il messaggio fondamentale che manda questo codice. Massima fiducia nella pubblica amministrazione, la quale però deve sapere che deve realizzare l'opera nel rispetto di legalità e trasparenza, dove l'obiettivo fondamentale non è rispettare le norme, o meglio, non è solo rispettare le norme, ma realizzare l'opera rispettando i principi di legalità e trasparenza. È una rivoluzione del nostro codice. Sentiamo il parere dell'avvocato Michele Cimino, dall'altra parte. Quindi. Condivido pienamente le considerazioni del consigliere Caleca, perché di fatto la legislazione del nostro paese in questi anni ha tentato in tutti i modi di creare le condizioni per far ripartire l'economia. Questo noi lo possiamo riscontrare nelle iniziative che riguardano il tema fiscale, con la rottamazione, con la possibilità dell'accordo tra l'Agenzia delle Entrate e il soggetto debitore, con le iniziative correlate al codice della crisi d'impresa, e oggi con questo codice degli appalti si vuole creare una notevole accelerazione, come bene diceva il consigliere Caleca, alla opportunità di realizzare le infrastrutture, di realizzare le opere pubbliche. Questo perché? Perché si è ben capito che il problema del nostro paese non sono state il tema delle risorse, perché le risorse ci sono sempre state. Il problema vero è stato quello della progettazione dei progetti esecutivi e poi anche della mancata fiducia nella pubblica amministrazione.
il collega del giudice Caleca, il presidente Corradino, proprio in un'intervista molto interessante, giorni fa ha detto si vuole dare un segnale forte di dire basta alla cultura del sospetto, i dirigenti della pubblica amministrazione devono poter avere l'autorevolezza di raggiungere l'obiettivo che la progettualità si realizza. Quindi non vi è più una responsabilità della Corte dei Conti quando non si firma, quando quindi si spendono le risorse, ma vi è anche una responsabilità quando non si portano avanti le iniziative importanti per lo sviluppo del nostro Paese. Nello specifico, mi pare di rilevante importanza anche l'articolo 7 del nuovo codice, perché l'articolo 7 del nuovo codice cambia anche di paradigma il rispetto alle società partecipate, le cosiddette società in-house. Le società in-house che gestiscono i servizi pubblici. Prima un'amministrazione locale, che fosse il Comune di Palermo o il Comune di Catania, per poter realizzare una società in-house che gestiva il servizio dei rifiuti o che gestiva il servizio del trasporto pubblico locale, aveva necessità di provvedere ad un atto amministrativo con una motivazione rafforzata e soprattutto anche creare anche la richiesta presso l'ANAC per essere inserita nell'elenco che l'ANAC deteneva per quanto concerne le società in house del nostro Paese. Questo è venuto meno sia l'elenco dell'ANAC, quindi questa attività di controllo per quanto riguarda le società in house, e soprattutto per la costituzione di queste società le amministrazioni pubbliche possono benissimo operare con una semplice motivazione che non sia una motivazione rafforzata come quella che si riteneva necessaria nel passato. Ed è importante perché i servizi pubblici locali, che siano il settore dei rifiuti o che possa essere anche il settore dei trasporti, nell'ambito delle società in house possono avere anche uno svolgimento più attento e più cogente alle esigenze del territorio. Però, dottore Caleca, cioè viene spontaneo dire sì. In una società come la Sicilia, insomma, dove purtroppo la mafia, abbiamo visto quello che ha fatto, sì, ci vuole un po' di molta fiducia, perché il condizionamento potrebbe essere condizionamento mafioso, insomma, potrebbe essere importante verso la pubblica amministrazione, verso un presidente della provincia, verso un sindaco, certo, verso un assessore, non lo so, quindi viene spontanea, pensare subito a questa cosa, no? Qui è una grande scommessa con la terra siciliana, perché questo codice, a differenza di quello del 2016, che fino a questo momento ha regolamentato il settore dei pubblici appalti, è un codice che per la prima volta non si pone in nessun modo il problema della corruzione e dell'infiltrazione mafiosa. Cioè non ci sono qui norme che scritte per evitare la corruzione. È un compendio di norme che ha l'unico obiettivo di realizzare le opere nel rispetto dei principi generali di trasparenza e legalità. La prima lettura di questo codice fa sorgere il sospetto che si possa in Sicilia gestire questa opportunità favorendo il ritorno, o meglio la permanenza e il rafforzamento delle organizzazioni mafiose nel settore dei pubblici appalti. Questo è un pericolo vero, reale e di cui tutti dobbiamo essere consapevoli. Quel punto qual è? Non si può però avere l'atteggiamento remissivo e dire questo codice lo applichiamo fino a Reggio Calabria e in Sicilia non lo applichiamo. Sarebbe una sconfitta culturale innanzitutto per la Sicilia. Questo codice è un codice, è un'occasione, e poi dirò le due norme che lo dimostrano, per lo sviluppo vero della piccola e media impresa siciliana, a condizione che venga gestito dalla parte migliore della Sicilia e che ci sia una corale iniziativa di tutte, mi riferisco ai sindacati, alle associazioni di categorie, alle forze politiche, alle istituzioni che accompagnino l'applicazione di questo codice. Farò due semplici esempi, così vediamo. Questo codice per la prima volta stabilisce la possibilità del subappalto a cascata, cioè non vi è un limite, vinci l'appalto e subappalto.
chi subappalta può subappaltare, chi subappalta per la seconda volta può farlo la terza volta, può farlo la quarta. Secondo il diritto europeo, questa è qui la norma principe per rafforzare le piccole e medie imprese. Cioè, in un mondo di cristallo, questa è la norma che ti consente anche all'impresa piccolissima, che ha un giro, mettiamo un fatturato di 5.000 euro, alla fine di poter partecipare, alla fine di questa, diciamo così, piramide, a un lavoro pubblico. In Sicilia questa norma, se applicata in modo distorto, consentirà a Cosa Nostra e alla mafia di gestire il mondo dei subappalti. L'alternativa, sa qual è? Bisogna accompagnare l'applicazione di questa norma con un sistema di monitoraggio, di impegno, di partecipazione di tutto il contesto sociale che ruota attorno all'economia, che consenta a questa norma di non diventare strumento della mafia. Pensa al ruolo della Commissione regionale antimafia, al supporto che deve dare alle stazioni appaltanti. L'ultimo esempio e finisco. Il vecchio codice stabiliva il principio della rotazione. Se io, per essere, uso un termine tecnico così magari ci comprendiamo meglio, se io sindaco invito 5 persone per affidargli un lavoro, mettiamo da 1 milione di euro, secondo il vecchio codice, se io dovevo alla scadenza del contratto riaffidare lo stesso lavoro, non potevo invitare 5, né quello che ha vinto, né i 4, alla nuova, diciamo così, non si chiama gara, alla nuova scelta dell'operatore economico, negoziazione senza base. Con questo nuovo codice io non posso invitare soltanto chi ha vinto la prima volta, ma gli altri 4 li posso invitare. Ora lei capisce che in 5 possiamo metterci d'accordo e stabilire di volta in volta chi vince. Lei ricorderà, lei è più giovane di me, però forse lo ricorderà pure, il famoso tavolino. Anzi, Agrigento, la terra, diciamo, tavolino, il famoso tavolino. C'erano diverse imprese di Agrigento che in cui, insomma, chi sceglieva l'impresa che vinceva non era il sindaco, ma era un elemento esterno. Ora le norme potrebbero consentire il ripresentarsi della logica del tavolino. Anche qui non applichiamo la norma che è fatta per aiutare le piccole e medie imprese, non l'applichiamo, sì, dobbiamo applicarla creando però quel clima di attenzione, poi magari possibilmente dirò come, attorno alla gestione di questi appalti, creando un clima di attenzione in cui le imprese siano individuate in un certo modo, una rotazione possa essere stabilita perché nessuno lo impedisce, siano invitate imprese che appartengono a più contesti territoriali. L'altra grande norma, e qui andiamo negli appalti dove è previsto il bando, questo codice prevede addirittura che si diano premialità alle imprese che siano territorialmente contigue. Cioè è fatto in modo per creare ricchezza alle imprese siciliane, cioè addirittura nei bandi ci possono essere aspetti per premiare la contiguità territoriale, la prossimità territoriale. Immaginate che grande occasione per la Sicilia. Ora sarebbe un crimine se queste nuove norme venissero utilizzate non per rafforzare la Sicilia, ma per rafforzare Cosa Nostra. Cioè questa è la vera, diciamo, la vera scommessa che dobbiamo fare. Non assumere un atteggiamento, secondo me, sbagliato, ma dobbiamo anzi dire siamo qui pronti a gestirlo con il massimo dell'impegno, e noi garantiamo che la società civile, le associazioni di categorie, noi garantiamo che anche in Sicilia si può fare libero mercato, si possono realizzare le opere senza necessariamente diventare vittima di Cosa Nostra. Cosa Nostra militare non esiste più, comunque ha subito grosse sconfitte. Cosa Nostra imprenditoriale c'è. Oggi invece questo codice ci consente, con un impegno massiccio, enorme di forze, di dare anche, come dire, una risposta ad un livello, quello imprenditoriale, che fino a questo momento ha continuato a essere fortemente presente in Sicilia. Invece vediamo il parere dell'avvocato. Non posso che condividere. E mi viene alla mente una considerazione rispetto alla domanda poc'anzi postaci. La corruzione e la mafia, come esistono in Sicilia, ritengo che siano presenti in Lombardia. In Lombardia, grazie alla classe dirigente, all'impresa, hanno potuto inaugurare la quinta linea della metropolitana, hanno potuto inaugurare proprio giorni fa il collegamento della metropolitana da Piazza San Babila a Linate. In Sicilia speriamo che con questa stessa norma,
Così come gli appalti pubblici si riescono a realizzare nel nord del nostro paese, si possono realizzare in Sicilia. A Palermo vi è grande interesse nella realizzazione delle nuove linee tranviarie. Ritengo che rappresentano un grande sbocco economico anche per il rilancio della nostra capitale. Immaginiamo un collegamento in ferro che da Palermo Centro ti porti a Mondello o ti possa portare all'università. Tutte queste iniziative, anche con la stessa nostra città di Agrigento, che oggi è capitale della cultura, deve poter dare la marcia in più, perché la legislazione nazionale, devo dire, ce la sta mettendo tutta, sia con il PNRR, che voi non vuoi è un nuovo piano Marshall per il nostro territorio, sia con queste norme che vogliono creare le condizioni non solo di sbloccare le opere, perché quello ci si è sempre lavorati, vediamo la Palermo-Agrigento, la Caltanissetta-Canicattì, anche le opere importanti nel Ragusano, ma soprattutto il principio che ha detto il giudice Caleca, il risultato. Non si può immaginare di tenere un'opera senza avere la certezza che i lavori iniziano e si definiscono in un determinato periodo, che è la data ben fissata per la realizzazione. Vorrei dire però, per essere diciamo anche più, questo è un codice che bisogna applicare nella sua interezza, perché tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento è insieme diciamo entusiasmante, ma insieme anche pericoloso. Il codice stesso però, si è applicato per intero, ha in sé gli anticorpi. Qual è l'anticorpo fondamentale che il codice disegna in questo momento? È la digitalizzazione del settore dei pubblici appalti. Se noi l'applichiamo fino in fondo, così come prevede il codice, noi creiamo un sistema in cui il pubblico appalto viene digitalizzato e viene, come dire, trasmesso alla possibile conoscenza da parte di tutti dal primo atto, non soltanto fino alla stipula del contratto, no, ma anche alla sorta di tracciabilità, alla stipula del contratto, ma all'esecuzione dei lavori. Cioè io saprò soltanto, non soltanto come la pubblica stazione appaltante ha scelto quell'impresa, come l'ha scelta, con quale criterio, ma poi saprò come vanno i lavori, saprò quando vengono pagati gli stati di avanzamento, saprò quante perizie di variante ci sono, saprò cioè tutto, cioè non sarà più un mistero, appunto sarà questa conoscibilità fino al completamento dell'opera, non più il contratto, quindi l'opera. Ecco il principio del risultato. Il risultato non è soltanto fare il contratto, ma fare il contratto e realizzare l'opera. Allora questo procedimento, che diventa unico, se digitalizzato come prevede il codice, diventa per ciascuno di noi possibile accedere a questi dati e conoscere in ogni momento, capisce che questo qua è il migliore antidoto. Ora, questo però cosa presuppone? Presuppone che le stazioni appaltanti siano messe in condizione e abbiano anche gli strumenti, sia strutturali che le capacità professionali, per compiere questa opera di digitalizzazione. Il codice prevede che stazioni appaltanti siano soltanto i capoluoghi di provincia in questo momento, a regime, più quelli che si faranno riconoscere da parte dell'autorità anticorruzione. E però il Ministero ha fatto una circolare e prevede la possibilità che anche i non capoluoghi di provincia continuino a essere stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2023. Qui ci vuole vigilanza, qui ci vuole attenzione da parte di tutti. Fino a dicembre 2023. Qui ci vuole che quella mancanza di pubblicità, che sarà oggettiva, venga supplita dalla partecipazione dei corpi intermedi della società nella gestione di questa fase importante. Io lo ripeto, io penso che un ruolo fondamentale lo debbano avere le associazioni di categoria, certo, e la Commissione regionale antimafia, che deve guidare il momento egemonico nell'applicazione di questa nuova normativa. Cioè deve essere in condizione di conoscere in ogni momento quello che sta succedendo nei comuni palermitani. Qui noi diamo il codice, dà grande fiducia al sindaco, alla pubblica amministrazione, alla stazione appaltanti.
ma dobbiamo dargli anche la forza di reagire alle pressioni che dal territorio verranno. Cioè, a me mi sta bene che fino a 5 milioni sia il sindaco a scegliersi l'operatore economico, ma se è il sindaco che poi ne risponde di fronte ai suoi elettori quando l'opera non viene realizzata, ma non mi starebbe bene che questa scelta formalmente intestata al sindaco venisse scelta al di fuori del circuito democratico, per tornare all'antica. Quindi grande fiducia per il primo sindaco che sbaglia, il primo sindaco che non resiste alle eventuali pressioni, beh, deve essere chiamato a rispondere di fronte alla società civile, oltre che in campo penale. Cioè, deve diventare una vergogna oggi essere ancora soggetto all'intimidazione mafiosa. Questo è un codice che dà fiducia alla pubblica amministrazione ed è una fiducia oggettiva, perché non è più consentito a nessun rappresentante della pubblica amministrazione di essere in qualche modo intimidito, soggiacere. La contiguità soggiacente, cioè ho paura, non è più consentita, perché ci sono strumenti che consentono anche in Sicilia quella svolta epocale per applicare questa norma e consentire che in Sicilia le piccole e medie imprese, pensa ai consorzi degli artigiani, ai consorzi delle cooperative, diventare protagonisti. Finisco, guardi, questo codice cambia il concetto di Stato, cioè la pubblica amministrazione diventa operatore economico qua. Ma l'imprenditore è pronto? Bravo, ecco, l'imprenditore cambia, l'imprenditore diventa, l'imprenditore cambia e diventa un oggetto politico importante, sociale, cioè che si confronta con la PA, ma non può dire sì alla mafia. Cioè, oggi la ricchezza è il mercato, è il lavoro pubblico onestamente conquistato. E si confronta, si confronta con la PA in un rapporto paritario, perché giustamente, come ha fatto rilevare il consigliere Calega, noi abbiamo avuto nel nostro paese due pilastri del diritto amministrativo che sono state le leggi del 1990, la 241 e la 142, quelle sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza. Oggi con questo codice degli appalti, il procedimento amministrativo, la trasparenza, la digitalizzazione ti pone finalmente quelle azioni vere dell'accesso civico, della conoscenza di ciò che avviene. Non c'è più la possibilità di ragionare o raggiungere accordi nel retrobottega, perché tutto deve essere fatto in modo pienamente trasparente, in modo che chiunque può partecipare. Questa è la vera partecipazione attiva che secondo me già nella legislazione del 1990 si tentò di fare e che oggi sta avendo maggiore fiducia in questo nuovo codice, perché digitalizzazione significa trasparenza, perché quando tu ti muovi in questa logica devi sapere che i tuoi comportamenti sono comportamenti visibili rispetto anche ai tuoi concorrenti, rispetto anche all'opinione pubblica che pretende la realizzazione dell'opera, così come anche il servizio pubblico che deve poter funzionare. La regione è esclusa attualmente? La regione deve recepire questo codice. Mi scusi, la regione, il codice si applica già in Sicilia al 1 luglio. La regione deve recepire, può recepire, so che lo sta facendo, so che la giunta ha predisposto un disegno di legge, sì, regionale, per recepire e tentare in alcune ipotesi di adattare la norma nazionale al territorio siciliano. I margini sono molto limitati, perché sui temi fondamentali che sono le gare, i metodi di gare, eccetera, eccetera, la Corte Costituzionale ha detto che la Sicilia non ha competenza, perché riguarda questo qua il mercato, o riguarda comunque istituzioni civili dove non è competente la Sicilia. Rimane un'importante competenza nella fase, nel settore dell'organizzazione. Solo la Sicilia e le altre regioni? Le altre regioni pure possono fare, ma noi in teoria avremo competenza esclusiva. Però la Corte Costituzionale ha limitato la nostra competenza, purtroppo è quella, l'ho già fatto con la Sardegna, quindi sì, l'ha fatto con noi. Noi possiamo intervenire dalla regione soltanto sull'aspetto, sui profili organizzativi, senza intaccare metodi di gara o altre cose. Io spero, francamente, che la Sicilia... Spero che la Sicilia recepisca questo testo sicket simpliciter, in modo tale che le imprese del nord, così come le imprese siciliane, si possano confrontare con un semplice documento e il Consiglio di Giustizia Amministrativa possa di fatto operare con la normativa nazionale, perché di fatto è una norma, una grande riforma per il nostro paese, e l'autonomia regionale, francamente,
in questi casi non può essere una palla al piede per lo sviluppo del nostro paese. Oh, no, io non mi esprimo, diciamo, anche perché non conosco il testo, però non c'è dubbio che la, come dire, l'autonomia e la possibilità che la Sicilia di apportare eventuali migliorie alla legge potrebbe essere anche sfruttata in modo positivo, cioè, non è che, ripeto, ma non può intervenire sui gangli fondamentali di questa legge. Io, quello, se mi posso permettere, credo che sia insita la necessità di un grande sforzo della regione per dotare le stazioni appaltanti di tutti gli strumenti che consentano soprattutto la digitalizzazione, cioè certo, oggi che consentono sia come strutture che come capacità professionale, perché è lì, a mio avviso, che si gioca l'applicazione di questo codice. Un codice che non presenta misteri, insomma, vero, il sindaco, dico il sindaco per dire, il pubblico, perché poi insomma, siamo in Sicilia, può affidare un lavoro fino a 150.000 euro alzando il telefono, chiamando suo cugino e dirgli: per favore aggiustami la scuola, ti do 150.000 euro. Ma se io però vado sul sito e vedo che il sindaco chiama sempre suo cugino, ma devo averla questa possibilità? Cioè, voglio dire, è questo il controllo, non è altro. Ripeto, qui la fiducia è enorme nella pubblica amministrazione, ma accanto alla fiducia c'è la responsabilità, perché se poi tu chiami tuo cugino e tuo cugino non realizza l'opera, non ottiene risultato, lì il sindaco paga. Cioè, e capisce qual è la nuova, cioè l'articolo 1, il principio del risultato, cioè conta il risultato. Tu sarai chiamato a rispondere ai tuoi atti se non raggiungi il risultato, se non realizzi l'opera. A me non mi interessa se tu hai rispettato al 100%, al 200% ogni singolo capillo normativo, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, certo. Ma se tu l'opera non l'hai realizzata, lì sarei chiamato a risponderne. Giudice Calega, c'è anche il partenariato per l'innovazione. Quella è una grande cosa che, ecco, la Sicilia una possa... cosa che mi ha colpito. In cosa consiste? Consiste che quando la pubblica amministrazione ha esigenza di un prodotto, diciamo, di un lavoro dove ci vuole anche una grande capacità di innovare, può stabilire un rapporto senza gara, diciamo così, può scegliere la migliore offerta che viene da un privato per realizzare il prototipo dell'opera, che poi sfrutterà la pubblica amministrazione e sarà frutto di questa collaborazione, di questo partenariato pubblico-privato. Sì, è una cosa eccezionale, sì, cioè, vuol dire, tutto ciò che è novità può nascere soltanto, perché poi il vero know-how ce l'hanno solo i privati, per le cose nuove, per le scoperte, per le invenzioni, per le opere, diciamo così, che possono migliorare poi la vita di tutti. Ecco lì, anche qui, grande fiducia, scegliti il privato che vuoi, realizza quest'opera moderna, nuova, eccezionale, ma non ti scegliere gli amici. Cioè, anche perché se poi l'opera che realizzerai non sarà conducente, non sarà, qualcuno ti chiamerà a rispondere. È all'antica. No, è l'articolo 174 del codice che prevede il partenariato pubblico-privato, quindi è un raccordo, una condivisione per un'iniziativa importante che può essere in tema di illuminazione, che può essere in tema di parcheggi, che può essere in tema di gestione di attività portuali. E questa... L'opera deve essere nuova, però, cioè non deve essere sul mercato, devi creare una struttura, una nuova, opera nuova che non c'è sul mercato. E però una cosa di questo genere è importante, perché si ritorna a un rapporto di fiducia tra la pubblica amministrazione e l'impresa, e l'imprenditore, che se raggiunge il risultato, sicuramente la pubblica amministrazione e l'impresa avranno dato un risultato non solo di servizio ma anche economico. Se non raggiunge il risultato, francamente è un fallimento sia per l'impresa ma anche per la pubblica amministrazione. Nella memoria dei miei solo 40 anni di televisione, un ricordo ma non buono. No, ricordo che ad Agrigento si fece una cosa del genere, alla provincia, quando furono affidati i lavori per l'informatizzazione della provincia. Ricordo che allora c'era in molte parti, il dottor Fragapani, in molte parti della Sicilia. Quindi Agrigento resta sempre la Sicilia. Si fecero molto in Sicilia, sa quando, per creare gli acquedotti, i dissalatori. Dissalatori nelle isole, nelle altre. Lì fu fatto il partenariato, che per la verità, dove è andato, diciamo così, a buon esito, poi alla fine è anche funzionato. Insomma, però è una norma, diciamo, particolare. Sa qual è il punto? Se tu vuoi fare il partenariato pubblico-privato, devi avere un'amministrazione capace di stare alla pari col privato.
che se tu hai un privato che è avanti anni luce nella formazione professionale e poi un povero tecnico, diciamo, il partenariato è squilibrato. La possibilità quindi di interloquire. Ecco, lì ci vuole, il partenariato presuppone una pubblica amministrazione particolarmente qualificata, quindi che sappia anche, e sappia poi arricchirsi, e la collaborazione del privato. E lì ci scontriamo, esatto, con delle strutture pubbliche purtroppo. Se noi abbiamo una struttura pubblica, di dipendenti, se noi abbiamo fanno la progettualità, però non ci sono, però ci sono, ci se ne sono, ce ne però sono, ce ne sono che funzionano, sì. Ce ne sono che funzionano e che hanno dato risultati positivi. Ci vuole giustamente un rapporto sereno tra la pubblica amministrazione, e l'impresa. Un partenariato pubblico-privato deve essere un partenariato solido. Se è un partenariato che non funziona, poi sicuramente il sistema va in tilt e crea il fallimento dell'azione. In questo nuovo codice dell'appalto ci sono anche delle procedure ordinarie. Sì, guardi, no, sono distinti in due modi, cioè sotto soglia, diciamo c'è così. C'è una aperta e una ristretta, ho visto che... Aspetta, cioè, quindi sono sì, certo. La grande differenza è fra quelle sotto soglia e sopra soglia. Sopra soglia bisogna fare il bando, la gara, eccetera, eccetera. Il bando e la gara può essere aperta a tutti, oppure io posso dare delle indicazioni, alcune ristretta. È ovvio che la parte più rilevante è quella sotto soglia. Quello sopra soglia, mi auguro che la Sicilia ne veda molte, è che è lì si scelga effettivamente quella procedura aperta, chi vuole partecipa alla gara e chi vuole fare la sua offerta. Questa sarebbe la cosa fondamentale. E sotto soglia la responsabilità dell'attrazione appaltante è certamente più rilevante. Ma questo scopo di riorganizzare le pubbliche amministrazioni nel settore degli appalti pubblici, dico, al fine di ottenere una maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare? Io ricordo a tutti che questo qua era uno dei punti, una condizione per avere i finanziamenti europei. Era il PNRR, ha posto come condizione la riforma del codice degli appalti, perché noi avevamo caricato il codice del 2016 di altre aspettative, a cominciare dal primo, l'anticorruzione, certo. Altro, che avevano un po' appesantito, secondo, diciamo, la lettura che anche l'Europa ne ha fatto, queste procedure, e quindi l'Europa ha chiesto e ci ha posto anche dei limiti. Lei vedrà, per esempio, che questo codice è stato pubblicato, lei ha detto giustamente che è entrato in vigore il 1 luglio, come efficace, sì. In realtà il codice è stato approvato il 1 aprile. Cioè è efficace il 1 aprile, cioè come dire, è legge dello Stato di 1 aprile, ed è in modo strano perché pubblicato il 1 aprile entra in vigore il 1 luglio. Perché? Perché il PNR ci pone una data. Entro il 1 aprile dovevamo rivedere tutta la tematica che riguarda gli appalti, e allora noi abbiamo, come dire, preso questo codice, che ha scritto poi il Consiglio di Stato, prende l'esperienza fatta durante il periodo del Covid per l'accelerazione degli appalti, la fa diventare, la mette a regime e crea questa nuova struttura, questo nuovo... E il PNRR proprio ha garantito anche un supporto professionale per queste attività, tant'è che grazie al PNRR tanti professionisti, avvocati, ingegneri, sono stati coinvolti nella struttura della pubblica amministrazione per supportare e accelerare queste azioni. Oggi stanno operando in tutta Italia come supporto all'azione dei nostri cantieri. Giudice Calega, lei parlava poco fa di subappalti. Sì. Allora, io penso a quello che è successo della CMM, della CMC, che diciamo si è preso l'appalto, sì, della strada Agrigento-Palermo, è fallita, e quindi che a sua volta aveva dato in subappalto a tanti piccoli, insomma, medie imprese, per cui a cascata è successo il finimondo. In questo caso il nuovo codice appalti prevede qualcosa. Subappalto a cascata, non c'è dubbio. Cioè, qui se una delle aziende salta, che succede? No, è responsabile comunque, chi dà il subappalto è comunque responsabile nei confronti della pubblica amministrazione, cioè non se ne esce. Questa qui è una norma, diciamo, che garantisce, non è che. No, questo qui. Però esatto. Devo dire, però il vero pericolo qual è? Che questo subappalto a cascata ti consente poi alla fine di affidare i lavori all'impresa più scalcagnata, che non rispetta i contratti di lavoro, che mette in pericolo la salute degli operai, perché ti fa il prezzo più basso. Perché? Perché la mafia vuole che la faccia quello. Ora, questo qua bisogna impedirlo. A me non mi convince, non mi tranquillizza tanto che anche chi dà subappalto è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione. Oltre che, quindi se fallisce e chiedo l'appalto, sono comunque io responsabile nei confronti della pubblica amministrazione. Ma a me
io voglio o vorrei, sognerei, un subappalto in cui veramente alla fine possa fare il lavoro il piccolo artigiano che ha 5.000 euro di giro d'affari, con grande tranquillità, perché è bravo, perché ha le capacità tecniche, perché piccolo e però è capace anche delle tradizioni siciliane, i lavori per esempio nel mondo del campo delle opere d'arte per esempio, oppure anche lavori altamente specializzati che richiamano le tradizioni. Ecco, i subappalti a cascata possono anche servire, devono servire a questo, e quindi qui ci vuole la massima, diciamo, attenzione. Bisogna come dire, aumentare la capacità degli organi ispettivi di fare in modo di verificare che i subappalti siano esigenze effettive, non strumenti per violare la legge, quindi ispettorato del lavoro, guardia di finanza e altro. Cioè, subappalto a cascata va bene, però se siamo tutti insieme a fare in modo che questa cascata non si trasformi, tieni conto che queste opere, proprio di cui stai parlando tu, furono opere che firmai io nell'accordo di programma del 2001 come assessore regionale. Parliamo dei fondi dell'accordo di programma che furono firmati col governo nazionale dell'epoca nel 2001, e ancora oggi nel 2023 vediamo questo cantiere aperto. Con questo codice ritengo che questo sistema non possa più esistere, sia per le ragioni che venivano ribadite in tema di trasparenza, ma soprattutto perché il governo nazionale, siccome è fortemente collegato con i fondi del PNRR, appena ha un sistema di allarme di questo genere deve poter commissariare e realizzare l'opera, perché se l'obiettivo e il paradigma è il risultato, non può immaginarsi che un risultato di un'opera che è stata finanziata con un accordo di programma nel 2001, ancora nel 2023, certo. con i cantieri e con i semafori in corso che bloccano gli agrigentini che vogliono andare però a Palermo. Abbiamo vari tipi di appalti. A parte di opere, servizi, beni pubblici, insomma, dico. Sì, certo, no, abbiamo il codice, guardi, il codice disciplina per la prima volta forse dà una disciplina completa e complessiva che disciplina l'appalto di lavoro, l'appalto di servizi, ma anche le concessioni. Quindi disciplina tutto quello dove parte la pubblica amministrazione. Devo dire, ripeto, che in vitro è un gioiello. Cioè è un sistema normativo, un complesso di norme che, se realizzato nella sua interezza, rappresenta veramente un qualcosa di nuovo, che regolamenta tutti gli aspetti, tutti, quindi, e dà possibilità, tantissime possibilità, alla pubblica amministrazione di scegliere il metodo con cui vuole trovarsi l'operatore economico e come realizzarla. Quindi può fare, diciamo, l'articolo numero 2, fiducia nella pubblica amministrazione. Lo Stato ti sta dicendo: noi abbiamo fiducia in pubblica amministrazione, comportati però di conseguenza. Quindi scegli tu la via che ritieni migliore per realizzare l'opera, una volta che l'hai scelta perseguila e realizza l'opera, perché se non la realizzi avrai delle conseguenze. Quindi partenariato, corsi di aggiornamento anche verso la pubblica amministrazione. Noi giudichiamo, non è compito nostro. Certo, la formazione sarà necessaria. Noi giudichiamo, non è compito nostro. Soprattutto devo dire che anche il governo regionale sta lanciando la possibilità di fare tanti concorsi, perché il tema della digitalizzazione è un tema importante nell'ambito della formazione, dell'innovazione tecnologica che si deve poter realizzare. Allora, per chiudere facciamo un bilancio. Abbiamo parlato di tante cose, ma le criticità, ci saranno anche delle criticità in questo nuovo codice dell'appalto. Sa, questa, cioè, dal suo punto di vista, sì, guardi, devo dire la verità, abbiamo talmente, l'avvocato Cimino. Guardi, il Consiglio di Stato ha scritto questo codice, tra l'altro un Consiglio di Stato che ha dato vita a una commissione particolare, tant'è che in realtà si dovrebbe chiamare il codice Frattini, perché il presidente Frattini ha incaricato, la cui scomparsa, diciamo, non ha consentito poi di fino alla fine di seguirlo, ma il presidente Frattini ha dato le indicazioni fondamentali ed è una persona di grandissimo spessore. Ora, sa qual è il punto? Che questo codice non ha profili di criticità. Cioè, o questo codice lo applichiamo tutto, è una tragedia. Cioè, voglio dire, non è possibile dire lo applico al 50% o al 70% e quindi poi rimane. No, questo codice o lo applichiamo tutto e diventa un volano incredibile per la piccola e media impresa, oppure se qualcuno pensa di applicarlo in parte, facciamo soltanto un regalo a cosa nostra. Facciamo soltanto un regalo alla mafia.
che se io sotto soglia arrivo fino a 5 milioni e poi non applico le norme che mi regolano il sotto soglia nel modo più scrupoloso e attento possibile, io sto regalando nuovamente la Sicilia a Cosa Nostra. Quindi non c'è criticità, c'è una grande scommessa che questo codice fa anche nei confronti della classe politica siciliana, per vedere se è all'altezza di gestire tutti i fondi che ci sono e con queste procedure, che alla fine queste procedure e questi soldi servano a fare arricchire la Sicilia, la classe imprenditoriale siciliana, e non servono invece a foraggiare l'imprenditoria. Allora sentiamo il parere di chi sta dall'altra parte, secondo lei, anche perché lei dico lavora quotidianamente con tante imprese, quali istanze arrivano? Allora, io ho, in tal senso, devo dire, in pochi giorni, giusto? Ho avuto modo di conoscere dal di dentro la pubblica amministrazione e oggi assisto diverse attività imprenditoriali e devo dire che io ho fiducia nella pubblica amministrazione siciliana, perché se ha gli strumenti della possibilità di una corretta formazione e anche di una solidità rispetto alle iniziative che si possono proporre, la Sicilia può rappresentare anche per questo codice degli appalti una regione all'avanguardia. Se chiaramente sono convinto che bisogna creare le condizioni perché queste risorse arrivino e immediatamente i progetti esecutivi vengano messi in cantiere, e con una vera e forte partecipazione, quindi azione di trasparenza, oggi queste opere possono vedere la luce, perché la gente, i siciliani hanno la necessità di poter riconoscere che anche in Sicilia i servizi pubblici essenziali funzionano, le opere viarie ci sono. Io riconosco che c'è una grande partecipazione anche nell'accesso civico rispetto al rapporto con la pubblica amministrazione. Sul tema della criticità mi verrebbe da dire lo vedremo solo vivendo. Certo. E questo codice però è un'azione di fiducia che si vuole dare al nostro paese e anche alla nostra regione per realizzare le opere. Vi faccio un esempio: già in Calabria, così come in Trentino, sono in azione i primi treni a idrogeno. La Sicilia, che può essere un grande hub energetico, sì, su questi temi oggi gioca una partita fondamentale non soltanto per il nostro paese, ma per l'Europa intera. E quindi sono fiducioso che con queste azioni si possa realmente creare una sinergia forte per la realizzazione di questi servizi. Bene, penso che abbiamo sviscerato ampiamente, diciamo, la materia. Vi ringrazio della vostra partecipazione. Grazie a voi. Vorrei dare la parola, giusto per concludere, grande fiducia, perché ripeto, è possibile rimettere anche, come dire, in piedi le categorie. Se questo codice diventa uno strumento di tutti, questo codice, guardate, a differenza di quello vecchio, non garantisce la libertà di concorrenza e non garantisce le imprese. Questo qui è un codice che garantisce la realizzazione dell'opera. E allora io, come categorie, come associazione di categoria, ho un compito in più, ho un ruolo sociale in più. Non mi interessa una astratta libertà di concorrenza, libertà di mercato, ma come categoria assumo l'impegno di realizzare le opere. Quindi Confindustria, CNA, le cooperative partecipano tutti a un grande disegno strategico per la Sicilia, e la partecipazione di tutti questi soggetti assieme alle istituzioni, ripeto, a cominciare dalla Commissione Antimafia Regionale, è la migliore garanzia che di questo codice se ne approfitteranno i siciliani e non Cosa Nostra. Ci diamo appuntamento allora una prossima volta alle prime per fare un consuntivo anche dell'attività. Questo qui lo prevede anche il codice, sa? Il nuovo codice prevede che dopo, credo che non mi ricordo se uno o due anni, si faccia il punto e si proceda con eventuali correttivi. Sì. Quindi c'è la possibilità... Dopo quanto tempo? Non ricordo, mi pare che sia un anno. Sì, uno o due anni. La possibilità di correttivi se si avvertono criticità. Quindi è anche abbastanza modesto, diciamo, umile nell'essere pronto a recepire eventuali correzioni, che mi auguro non ci siano, perché quando...
quando si modificano i pubblici appalti ci vuole un po' di tempo prima che le norme vengano metabolizzate dal mercato all'impresa della pubblica amministrazione. Cambiarle troppo spesso alla fine è negativo. Quindi abbiamo fiducia pubblica amministrazione e imprese, aspettiamo un poco di anni e vediamo che... E comunque un ruolo importante lo avrà la televisione. Perché la trasparenza, stiamo attraversando un momento molto capisco, però come diceva il giudice Calega, la trasparenza, la comunicazione, la partecipazione è data da voi, da chi comunica e può esternare le criticità e le positività. Avete la possibilità di accedere a tutti gli appalti e soprattutto nella fase esecutiva, che è una cosa importante. Io so quando, quando la trazione appaltante paga quell'opera. Se gli stati di avanzamento, non accadrà più che lo scopo fra 5 anni che il subappaltatore non abbia fatto il lavoro. Perché io potrò scoprirlo dopo 2 mesi che quello non mi rispetta i tempi. E allora diventa, come vedete, un'azione di stimolo particolarmente efficace, a condizione, ripeto, che venga applicato tutto. Perché se viene applicato il codice senza la digitalizzazione, i pericoli sono enormi. Perché se noi oscuriamo la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini, nell'oscurità, nell'oscurità ci sono tutti gli strumenti affinché l'interesse privato superi l'interesse pubblico. Bene, ringrazio l'avvocato Michele Cimino, ringrazio il giudice Nino Calega, componente del Consiglio del CGA. Speriamo di aver dato, diciamo, un ottimo contributo nella divulgazione di queste nuove norme. E vi auguriamo una buona serata. TVA si può vedere la trasmissione sul canale 92 del Digitale Terrestre, il streaming televideagrigento.tv, e questa trasmissione sarà inserita nel nostro canale YouTube. Grazie e un buon fine settimana. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie.